ogni banca, ogni istituto che gestisce transazioni di denaro, quindi se vogliamo, oltre che gestore di carte di credito, anche siti come PayPal, che comunque gestiscono appunto pagamenti, sono tenuti a registrare il proprio dominio all'interno di un indirizzo sicuro, HTTPS, quindi questa S finale, indica proprio il fatto che il sito ha un livello di sicurezza superiore ai normali siti HTTP, o meglio agli indirizzi che stanno su HTTP. HTTP è un protocollo di internet che serve normalmente per gestire appunto siti web, però ci sono naturalmente diversi livelli, diverse profondità di sicurezza. Ecco, quando parliamo di HTTPS siamo al massimo livello di sicurezza. È tuttavia possibile, da parte di organizzazioni particolarmente dotate sul piano tecnico, simulare anche un home page di una banca che includa l'indicazione S o che includa il famoso lucchettino, con a volte delle imprecisioni che sono legate alla collocazione di questo lucchettino. La cosa migliore da fare per evitare sorprese è quella di contattare la banca per farsi dare l'indirizzo giusto e memorizzare proprio l'immagine della home page della nostra banca, in modo da fare una sorta di trova le differenze qualora ci troviamo reindirizzati su un sito che sembra non essere perfettamente identico a quello che noi conosciamo. Quali sono queste tecniche particolarmente insidiose? Attraverso particolari virus nel nostro computer si possono cambiare letteralmente le coordinate che portano alla usuale home page della nostra banca. Ogni indirizzo internet sul protocollo HTTP è composto da una serie di numeri che consentono appunto di raggiungere quell'indirizzo e un hacker malintenzionato potrebbe tranquillamente cambiare l'indirizzamento della nostra ricerca dal sito originale della nostra banca a un sito che naturalmente viene costruito apposta per carpire dati personali, quindi perpetrare ancora furti di identità. Questa tecnica si chiama farming, è un nome che viene dall'inglese e originariamente è utilizzato nel settore botanico come manipolazione. La manipolazione genetica di piante viene chiamata farming e si adatta abbastanza bene a questa fattispecie perché di fatto è una manipolazione genetica di siti. È molto difficile rendersi conto che sta avvenendo questo all'interno del nostro computer, perché se c'è un virus che sta modificando determinati indirizzi vuol dire che non siamo stati abbastanza cauti e abbastanza prudenti nella gestione stessa del nostro computer, quindi non abbiamo installato un antivirus oppure non l'abbiamo regolarmente aggiornato o comunque non ci siamo accorti che potevamo essere oggetto di particolari attacchi. Di solito per ricevere dei virus al computer è necessario fare delle operazioni come aprire degli allegati da email di cui non si conosce il mittente, che richiedono, ripeto, un certo grado di imprudenza, oppure scaricare file da siti di file sharing dove ci sono magari molti file musicali o video in condivisione, a volte possono contenere questo tipo di virus. Diciamo che un navigatore integerrimo non dovrebbe correre rischi di questo tipo.